Buongiorno a tutti, io sono Luca Sorrentino e sono qui per presentarmi il mio lavoro di tesi, che appunto è stato svolto presso Artfor SPA. Questo lavoro si concentra sull'individuare metodologie basate su apprendimento di modello per il superamento dei limiti del Deep Reinforcement Learning. Il Reinforcement Learning si basa sull'ipotesi che qualsiasi task possa essere formulato in termini di massimizzazione di un riward atteso. Per cui ogni task che si vuole risolvere viene modellato tramite un Markov Decision Process che descrive l'evoluzione di un sistema stocastico a tempo discreto influenzata dall'operato di un agente. Infatti, vi sarà un agente che eseguirà delle azioni all'interno di un environment e riceverà un segnale di feedback chiamato reward che sarà positivo quando queste lo avvicinano al goal, negativo nel caso opposto. Ad ogni step, l'environment raccoglierà tutte le informazioni che descrivono il suo stato in un vettore. Questo vettore quindi rispetterà la proprietà markoviana. L'utilizzo di questi vettori però richiede, in fase di ingegnerizzazione dell'environment, la figura di un esperto del dominio che vada a individuare tutte queste feature primarie. Questa figura potrebbe essere rimossa andando a addossare all'agente stesso la responsabilità di individuare, raccogliere e mantenere in memoria tutte queste informazioni primarie, andando quindi a violare la proprietà markoviana e fornendo all'agente solo un'informazione parziale, un'osservazione derivata dallo stato, come per esempio il rendering del simulatore o il frame di una telecamera. In questo modo però il processo di addestramento dell'agente si complica. Nel corso delle prossime slide vedremo come addestrare un agente in maniera efficace direttamente in Pixel Space. Una volta ricevuta l'informazione sull'environment, l'agente invocherà la propria policy, che è una funzione che mappa lo spazio degli stati verso quello delle azioni. Tali azioni possono essere di dominio continuo e quindi richiedere un task di regressione o discreto, quindi richiedere un task di classificazione. Tutti gli esperimenti sono stati effettuati in environment in cui le azioni erano di dominio continuo. A questo punto l'environment riceve la coppia di stato e azione dell'agente e invocherà il proprio modello, che sarà composto dalla funzione di transizione che genererà il nuovo stato e la funzione di reward che assegnerà alla coppia stato-azione un nuovo reward. Opzionalmente, l'algoritmo può decidere di memorizzare le proprie esperienze in un buffer di experience replay. Vediamo ora la definizione del concetto di model free e model based deep reinforcement learning. Nel primo caso, questi algoritmi non costruiscono una rappresentazione esplicita del modello, ma implementano la policy tramite una rete neurale addestrata per massimizzare il reward atteso. I secondi invece utilizzano le reti neurali per approssimare il modello e poi lo utilizzano per rappresentare la policy tramite un planner. Negli ultimi anni, gli algoritmi di Deep Reinforcement Learning hanno dimostrato una grande efficacia nella risoluzione di task anche complessi, al prezzo però di una pessima efficienza. Il numero di interazioni richieste, infatti, si conta nell'ordine di centinaia di milioni di step, rendendo l'utilizzo di questi algoritmi proibitivi in contesti che sono al di fuori del simulatore. Il mio obiettivo in questo lavoro è quindi quello di capire se, utilizzando algoritmi basati sul modello, sia possibile ottenere dei risultati paragonabili, ma con un numero di sample inferiori. Scusate. Prima di presentare l'algoritmo scelto per questo lavoro, introduciamo ancora due concetti fondamentali. Il primo è quello di autoencoder, in cui l'input viene compresso in un vettore latente per poi essere ricostruito. Il modello viene addestrato minimizzando la distanza tra l'input iniziale e l'input ricostruita, calcolata tramite una mean square error. Questo ci assicura che il vettore latente raccolga tutte le informazioni primarie dell'input. Inoltre, per sopperire alla violazione della proprietà markoviana, viene utilizzata anche una rete ricorrente, che ha la capacità di tenere traccia di informazioni attraverso diversi timestamp, fornendo così all'input attuale anche un contesto temporale. Diciamo, si ricostruisce la history degli stati.
L'algoritmo scelto è stato pubblicato nel 2019, si chiama Planet e rappresenta tutt'oggi un punto di riferimento per lo stato dell'arte. È composto da tre moduli principali, in cui il primo, il modulo della visione, raccoglierà tutte le informazioni visive dell'osservazione attuale tramite una rete convoluzionale. Il secondo, quello della memoria, raccoglie informazioni sull'azione da compiere e di stati precedenti, ed encoderà tramite una rete ricorrente queste informazioni in un vettore chiamato belief state. Questi due vettori andranno poi convogliati all'interno del modulo di transizione, in cui una rete di tipo feedforward li userà per generare i parametri della gaussiana che andrà ad approssimare la distribuzione del modello di transizione. Da questa gaussiana verrà campionato un vettore chiamato posterior state. Quest'ultimo, concatenato con il belief state, formerà quello che ho definito feature state, ovvero un'approssimazione dello stato markoviano, che verrà utilizzato come input dal reward model per approssimare la funzione di reward e dall'observation model che lo utilizzerà per ricostruire l'input di partenza, quindi dallo stato ricavare un'osservazione. Questi due modelli vengono addestrati sempre tramite mean square error, rispetto ai dati collezionati nel buffer di experience replay. Ora, nel momento in cui dobbiamo fare delle previsioni, però, possiamo fornire al modello solo i dati sullo stato precedente e sulle azioni che vogliamo compiere. Per questo motivo, durante l'inferenza, si utilizza un secondo modello. Questo modello mantiene le informazioni sul modulo della memoria, ma rinuncia a quella del modulo della visione, in quanto quest'ultimo richiede in input lo stesso frame che in realtà noi non disponiamo e anzi vogliamo prevedere. Per quanto riguarda il modello di transizione, questo deve essere riaddestrato, in quanto ora non può contare sull'input del modulo della visione. Ma noi vogliamo che produca gli stessi risultati del modello addestrato in precedenza. Per ottenere questo, aggiungiamo un'ulteriore loss basata sulla K-Yield Divergence. Questa loss individua il quantitativo di informazione persa andando ad approssimare una distribuzione con l'altra. Minimizzare questo valore ha l'effetto di avvicinare le due distribuzioni. Ora che abbiamo un modello capace di fare previsioni, lo useremo per pianificare le azioni da compiere. Per fare questo useremo un algoritmo genetico chiamato Cross Entropy Method. Ad ogni step verrà generata una popolazione di piani, in cui ogni piano non è nient'altro che una sequenza di azioni. Questa popolazione viene generata casualmente da una serie di gaussiane in cui i parametri sono inizializzati a media 0 e varianza 1. A questo punto si utilizzerà il reward model per individuare il sottogruppo della popolazione che garantisce il maggior reward possibile. Questo sottogruppo viene definito top candidate. Sulla base di questi piani si ricalcoleranno i parametri della gaussiana per la generazione successiva. Questo processo di ottimizzazione viene ripetuto per una decina di step per ogni azione che si va a compiere. Passiamo ora a valutare le effettive capacità di predizione di Planet. Per prima cosa ci occupiamo della predizione del reward, andando a proiettare le predizioni effettuate all'interno di un episodio e i rispettivi reali reward ottenuti. Notiamo come il model sia stato in grado di approssimare correttamente la funzione di reward. Per quanto riguarda invece la capacità di prevedere e ricostruire i frame futuri, in quest'altro grafico ho proiettato sull'asse delle Y l'errore commesso, calcolato tramite mean square error tra i pixel predetti e quelli effettivamente ottenuti. Da questo grafico si può evincere come l'errore tende ad accumularsi nel tempo, seppur rimanendo molto basso, e per questo motivo l'orizzonte di predizione viene impostato una decina di step. Ho inoltre realizzato una heatmap per evidenziare le zone in cui si concentra il maggior numero di errori. In questo caso, come ci si potrebbe aspettare, gli arti inferiori, che sono più gialli, indicati in giallo. Durante lo sviluppo di Planet, inoltre, ho effettuato degli esperimenti
nel tentativo di migliorarne le prestazioni. Mi sono accorto che nelle primissime fasi di training le predizioni di reward tendono a essere troppo ottimistiche e questo porta il planner verso soluzioni subottime. Per alleviare questo gap, fin dai primissimi episodi ho aggiunto un regolarizzatore. Per fare questo ho introdotto un ulteriore loss nel modello in modo tale che penalizzasse ulteriormente le predizioni errate quando queste si allontanavano dalla distribuzione dei dati raccolti nel buffer di experience replay. L'effetto di tutto ciò è quello di spingere il modello ad attenersi il più possibile a quanto visto realmente durante le sue interazioni. Per ottenere questo risultato ho addestrato un denoising autoencoder, una versione modificata dell'autoencoder in cui all'input viene aggiunto del rumore gaussiano prima che questo possa essere processato. Il modello viene comunque addestrato a ricostruire la versione originale, quindi tecnicamente a rimuovere questo rumore gaussiano. In questo caso l'input del modello costituisce la traiettoria, ovvero delle sequenze di stato-azione, nuovo stato-nuova azione e così via. La lunghezza di queste traiettorie dipende dall'orizzonte di pianificazione. L'obiettivo è quello di usare questo modello per individuare le traiettorie più rumorose, ovvero quelle più lontane rispetto a ciò che il modello ha visto all'interno del buffer di experience replay. Per fare questo si va a calcolare il divario tra l'input fornito al modello e l'output che questo produce. Da questo grafico, infine, possiamo osservare i risultati di Planet prima e dopo l'applicazione delle mie modifiche. Vi è un generale miglioramento, soprattutto nei primi episodi, per effetto del regolarizzatore, sebbene questo necessiti di ulteriori esperimenti per la validazione, visto che per motivi di tempo ho potuto implementarlo solo su un environment. Comunque, oltre al regolarizzatore, è stato applicato un secondo improvement. Nella versione originale, infatti, Planet andava a comprimere le osservazioni in input, portandole a una risoluzione di 64x64. In questa fase, però, vi era una perdita di informazione. Durante i miei esperimenti sono riuscito a renderizzare le osservazioni dell'environment direttamente alla risoluzione richiesta da Planet, riscontrando un generale miglioramento in tutti gli esperimenti eseguiti. In questo grafico, infatti, possiamo osservare le differenze tra le prestazioni del mio planet in blu rispetto a quelle raccolte in letteratura del planet originale in arancione. Vediamo che su tutti e quattro gli environment testati il mio modello ottiene risultati migliori. È specifico che questi risultati sono stati raccolti senza l'impiego del regolarizzatore. Continuando con i confronti in letteratura, vediamo un paragone con due algoritmi di tipo model free, cioè il Soft Autocritic in arancione e il D4PG in grigio. Tutti gli algoritmi sono addestrati per un numero di step pari a 500.000, quindi non più milioni, e tutti addestrati direttamente in pixel space. Notiamo come Planet si comporti meglio di Soft Autocritic per tutti quanti gli environment e ottenga dei risultati paragonabili a quelli di D4PG, che però è l'unico dei tre che è stato addestrato per un numero di step pari a 100 milioni. A questo punto ho effettuato un'ulteriore comparativa andando a raccogliere dati su algoritmi di tipo model free, addestrati però questa volta direttamente tramite stati markoviani. Da questo grafico possiamo evincere due principali risultati. Il primo è che osservando le performance ottenute da Soft Autocritic e D4PG rispetto a quelle viste in precedenza, possiamo confermare come l'addestramento avvenuto in pixel space sia nettamente più complesso rispetto a quello ottenuto tramite stati markoviani, che infatti porta, a partire dallo stesso numero di step, a risultati molto migliori. Il secondo è che Planet, nonostante questo handicap, ovvero è l'unico tra quelli visti addestrato da Pixel, ottiene delle performance paragonabili. Ancora una volta le linee rosse stanno a indicare che quegli algoritmi hanno avuto un addestramento più lungo, pari a 100 milioni di step. In ultimo,
Una delle baseline viste in precedenza è stata realizzata da me come parte del lavoro di questa tesi, nello specifico l'algoritmo di Deep Deterministic Policy Gradient. Avendo implementato direttamente questo algoritmo, ne ho potuto raccogliere i dati circa il costo computazionale e fare un'analisi più mirata. Il training è stato svolto su una scheda video NVIDIA GeForce 1080 Ti e mostra come Planet, essendo un modello più complesso, riesca sì a ottenere una migliore sample efficiency, ma al prezzo di un maggior costo computazionale. Difatti, a parità di step, in questo caso 1 milione, impiega un training di circa 30 ore. Contro le sole 6 richieste da DBPG, che arrivano a 17 se si prova ad aggiungere delle reti convoluzionali per addestrare ben pizza space. Aggiungo che anche il costo in termini di spazio occupato è maggiore per quanto riguarda Planet. Concludendo, abbiamo iniziato introducendo i concetti di base del reinforcement learning. Abbiamo visto come Planet sia in grado di ricostruire lo stato markoviano e utilizzarlo per fare delle previsioni. Abbiamo inoltre visto dei tentativi di improvement rispetto a Planet e abbiamo visto dei paragoni rispetto allo stato dell'arte. Da ciò possiamo confermare la tesi iniziale, ovvero che è possibile ottenere dei risultati paragonabili, se non superiori, rispetto a quelli ottenuti con algoritmi di tipo model free, andando a impiegare però un numero di sample che è di ordine di grandezza inferiore. Questo può essere utile nel caso si vogliano applicare questi algoritmi direttamente nel mondo reale, in cui la raccolta di sample richiede molto più tempo rispetto a quello che si impiega per l'addestramento in GPU. Ringrazio, prima di concludere, ringrazio quindi Adfor per avermi ospitato e i relatori per avermi seguito e tutti voi per l'attenzione che mi state dedicando. Vi lascio infine delle reference da cui ho raccolto i dati per questa analisi e i principali algoritmi che ho utilizzato. Grazie a tutti.